Bene ragazzi, siamo sempre qui con la G-Max in notturna, ok? Allora, io quando mi chiedete le cose cerco sempre di accontentarvi se posso. Mi avete chiesto come si comporta sulle altre frequenze, vi faccio la scansione 0,30 MHz, abbiamo 15 MHz al centro, 0,30. Allora, notiamo che ha una risonanza spontanea intorno ai 5,4. Poi dopo andiamo a vederla meglio. Poi c'è un'altra risonanza spontanea intorno ai 24 e poi la sua risonanza a 27.500 e poi ce n'è un'altra a 54 circa. Adesso io ho trovato i punti migliori di risonanza. Fa un freddo boia stasera. Allora, 5.750 1,6 di rosso. 23.500 a 1,37, 27.500 dove sta la tarata a 1,02, vediamo se riusciamo a rimettere a fuoco, sì. Poi praticamente questa antenna è tarata a 27.500, quindi è tarata diciamo sulla banda superiore, però non per questo non può essere usata in CB, quindi io ho fatto i canali CB, 1 canale CB abbiamo 1,6 di rosso, 40 canale CB abbiamo 1,10 di rosso, ripeto, è tarata abbastanza alta l'antenna, è fatta per lavorare sulla banda sopra. E niente ragazzi, questi sono i valori su 2 metri di palo, insomma nel giardino, quindi non è che siano proprio da prendere molto in considerazione, però danno un'idea di massima di come lavora l'antenna. Poi una volta montata sul tetto al posto della 5 ottavi, faremo tutti i test anche, diciamo, fuori banda 27 MHz, ecco. Proveremo ad accordarlo sui 40, vediamo 20, 80, ma sarà difficile. Comunque, questo è quanto, ragazzi. Allora, ragazzi, per completezza vi faccio vedere una cosa. Questo è il cavo della 5 ottavi che abbiamo sul tetto, quindi vi faccio vedere la stessa scansione, però della Grazioli 5 ottavi. Vediamo se riusciamo. Ok. Allora, come vediamo, la curva di risonanza 0,30 MHz è completamente differente. Poi voglio farvi vedere un'altra cosa. Vi faccio vedere i valori alle frequenze di prima. Come vedete, anch'essi sono completamente differenti. 5.750 abbiamo infinito di rosso. 23.500 abbiamo 6, 6,1. Ora vi voglio far vedere questa cosa. 27.500 anch'essa ha 1,02 di rosso, perché anch'essa è tarata a 27.500. Però sul canale 1 abbiamo 1,48 e sul canale 40, sempre CB, abbiamo 1,05, 0,6. Perché giustamente questa antenna è più larga di banda, o meglio, la G-Max, avendo una resa superiore, è più stretta di banda, quindi come si può vedere c'è più o meno un decimo buono di rosso di differenza.